Dunque, eh, io vi propongo un piccolissimo gioco che mi aiuta nell'introduzione di questo bravissimo intervento, che è questo. Immaginate di essere in una stanza al buio e insieme a voi c'è un ninja, vestito di nero, completamente immobile, che è in grado di fare alcun rumore. Cosa fate per capire dov'è all'interno di questa stanza? Potete gridare, potete cercare di lanciargli un oggetto, potete cercare di capire se emana qualche odore. Ma c'è solo un modo che permette che immediatamente sia localizzabile il ninja: accendere la luce. Noi qui oggi siamo una realtà che permette di accendere la luce alle imprese, come anche quella del biomedicale, agli enti pubblici, ed è il motivo per cui noi siamo qui a raccontare questa esperienza in questa giornata molto, molto importante. Senza la luce in una stanza al buio si farebbe ben poco. Alcuni di voi ci conoscono perché siamo una realtà che ha 120 anni di storia, anzi, 122, ed ha iniziato con uno strumento molto particolare. Io, qui oggi, ho avuto l'onore di ascoltare interventi molto interessanti su tecnologie molto avanzate. Noi abbiamo iniziato con una carriola. Una carriola che, nell'essere semplice, però è particolare perché ha dentro di sé i principi della ruota, della leva e dell'energia. In questo caso, l'energia fisica dell'uomo fatta di sudore. Noi abbiamo iniziato così 122 anni fa, appunto, spingendo carriole per bonificare fiumi e ci chiamavano scariolanti. Dopo 55 anni abbiamo assunto il primo Colletto Bianco, un tecnico diplomato, e da lì di strada ne abbiamo fatta tanta. Vedete alcune immagini dei nostri lavori fatti in quegli anni. Siamo arrivati poi nell'inizio del, del secolo, del ventunesimo secolo, come una cooperativa che è diventata una holding con attività in tutto il mondo, principalmente in Italia ma comunque in tutto il mondo, ed oggi siamo una cooperativa di circa 600 soci con quasi 2.000 dipendenti come gruppo con un fatturato complessivo di circa 300 eh, milioni. Quindi potete immaginare che abbiamo lasciato da parte definitivamente la carriola, ma non abbiamo lasciato da parte le nostre radici. Noi ci chiamiamo Concordia non perché all'epoca credevamo nella fratellanza universale, anzi ci mancherebbe, ma perché siamo nati a Concordia, a sette chilometri da qui, in piena Medical Valley, e qui noi vogliamo rimanere. Ci hanno chiesto più volte eh, di valutare l'opportunità di cambiare sede, andare dove abbiamo altri importanti interessi, come Roma, Milano, Bologna. Ma noi siamo di qui e vogliamo rimanere qui. Perché? Le motivazioni possono essere sostanzialmente due. Una più romantica e una più pragmatica. Quella romantica perché noi siamo nati qui per dare lavoro alla gente di qui. Quella più pragmatica è perché qui c'è qualcosa di magico, di strano forse ma è sicuramente di efficace, perché questo è un territorio che si sta bene e ci permette di lavorare bene. Non è, credo, un caso che in un territorio così circoscritto abbiamo l'opportunità di produrre tra l'1 e il 2% del PIL nazionale. Qui abbiamo tutto, o quasi, ma sicuramente c'è l'ambiente giusto e le persone giuste. Vi raccontavo della Cariola, noi dalla Cariola siamo passati alla realizzazione e progettazione di impianti di energia rinnovabile per un'economia sempre più sostenibile che ha prodotto un valore aggiunto molto significativo. Noi però ci siamo posti anche una domanda, ma questo valore aggiunto che fine fa? Ecco, noi crediamo che questo valore aggiunto sia importante anche ridistribuirlo sul territorio. Nell'avere questo come principio ci siamo posti anche la domanda di qual è la macchina perfetta che può creare eh, e realizzare questo ideale e qual è, qual è il principio di una macchina perfetta. La macchina perfetta è quella che crea tantissimo valore aggiunto ma permette anche di autoalimentarsi per avere un impatto zero sull'ecosistema sostanzialmente. Ci abbiamo pensato, ci abbiamo riflettuto, ne esiste una in natura che è perfetta e eccezionale, un albero. Se ci pensate bene, un albero nasce da un seme, messo nel, nel terreno, cresce, germoglia, trattiene la CO2, che abbiamo sentito prima quanto è importante cercare di ridurre l'impatto della CO2 nel nostro sistema, produce ossigeno, produce frutti, produce legna e tanto altro ancora. Ecco, questo è quello a cui noi tendiamo ad, eh, come posso dire, aspirare cercare di prendere il meglio dal nostro territorio, produrre ricchezze ed essere anche in grado di ridistribuirle. Ma non solo in termini di tasse o anche di dare lavoro, anche altro, perché per noi questo non basta. Noi come impresa vogliamo crescere, vogliamo investire in innovazione, nel capitale umano, ma anche ridare alle nostre comunità progetti concreti come infrastrutture, progetti sociali e attenzione verso l'ambiente. E questo lo vogliamo fare dedicando anche una parte del nostro utile in, per alimentare questo circuito virtuoso. Perché è giusto così e anche perché conviene. Un ecosistema che cresce è un ecosistema ricco per i nostri soci, per i nostri dipendenti, ma anche per le nostre comunità. E noi che siamo figli di questo territorio vogliamo per noi e per chi verrà dopo di noi continuare a crescere per avere una società sempre più ricca, equa e sostenibile e credo che dobbiamo farlo da oggi. Grazie.